L'ultima conferenza di questa intensa attività autunnale che ha visto appunto tre conferenze in ottobre, tre conferenze in novembre, più uno spettacolo teatrale. Quindi adesso ci prendiamo una pausa per dicembre e gennaio e volevamo concludere con questo omaggio alla Grande Guerra e al movimento che si sviluppò successivamente nella Germania della Repubblica di Weimar, quello della cosiddetta rivoluzione conservatrice, un movimento che prese vita dai corpi franchi, dai Freikorps, e che vide in Ernest von Salomon uno dei fondatori, degli animatori. E per questo, appunto, per oggi si parla tanto di conservatori, di rivoluzione conservatrice. Questo è un termine che è stato coniato a posteriori per individuare questo movimento di intellettuali che si oppose alla Repubblica di Weimar e che rimase estraneo al nazismo o comunque contiguo per una certa parte, e ricorda molto un po' l'Italia di Fiume, a me, anzi dopo ne parleremo con il relatore appunto del movimento che si sviluppò alla fine della guerra. Qui per la sconfitta, per le condizioni imposte dalla Germania col Trattato di Versailles, in Italia per la vittoria mutilata. Un parallelismo che faccio io adesso, che magari approfondiamo, che ci approfondirà Antonio Chimisso, che ha curato questo libro che si chiama I soldati perduti, e appunto pubblicando un paio di inediti di Ernest von Salomon, che è conosciuto ai più per aver scritto I proscritti, che nel 1930 è un grande romanzo, un grande libro di formazione, che è stato per tanti di noi. Lui conosce perfettamente il tedesco, ha sposato una tedesca e quindi traduce direttamente, ha tradotto direttamente questi saggi, che sono inediti in italiano, e ha scritto un lunghissimo saggio, un lungo saggio introduttivo proprio sulla figura di von Salomon e su della rivoluzione conservatrice. Quindi lui per mestiere fa un'altra cosa, fa il promotore finanziario, ci tiene a dirlo che non è un oratore, quindi è un dilettante, nel senso che si diletta a studiare e ha la passione proprio di von Salomon e della rivoluzione conservatrice. Quindi, prima di passargli la parola, vi do l'appuntamento al prossimo appuntamento, alla prossima evento che faremo, che sta organizzando Andrea Folicalli, vicepresidente dell'associazione, che è sabato 4 febbraio, una giornata con Roberto Menia, che è il promotore del Giorno del Ricordo, che presenterà il suo libro il 10 sul 10 febbraio, che si intitola proprio Dalle foibe all'esodo. E adesso diamo la parola a Antonio Chimisso. Grazie. Buonasera, grazie a tutti i presenti di essere venuti, grazie alle Tessere del Novecento, a Piero Casavecchia che mi permettono di essere qui in questa bellissima sala, e credo che trovare un posto più adatto al tema sarebbe veramente difficile. Von Salomon è uno dei grandi scrittori del Novecento tedesco, paga però da noi il fatto di essere stato recepito solo parzialmente. Di lui sono stati tradotti solo tre romanzi, un solo saggio e nulla della sua pubblicistica. Quest'anno cade il cinquantenario della sua morte e per l'occasione ho provato a mettere a disposizione un po' di materiale suo inedito in Italia che ci permettesse di conoscerlo un po' meglio. E così è nato questo librino, I soldati perduti. I soldati perduti è un saggio che lui È un saggio che lui pubblicò nel 1930 e contenuto in un libro collettaneo curato da Ernst Jünger, Kriegunkrieger, Guerra e Guerrieri, un libro con cui Jünger provò a esercitare una riflessione collettiva sulle cause, lo svolgimento, l'esito, le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra e sul rapporto tra guerra e pace. A von Salomon venne ovviamente affidato il compito di parlare dell'epopea dei corpi franchi. A questo saggio sono affiancati due racconti che al saggio sono legati veramente a filo doppio. Uno è L'assassino, pubblicato anche qui in un lavoro collettivo, il libro collettivo Mondstein, Pietra Lunare, curato da Franz Schaubecker, e l'altro è Senta, pubblicato in Cani e Gatti, sempre nel 1930, coordinato sempre da Schaubecker. Sono due racconti in forma chiaramente metaforica, dove nel primo, nell'assassino, lui spiega le motivazioni psicologiche che indussero decine di migliaia di tedeschi ad arruolarsi volontari nei corpi franchi. È un libro dalla scrittura chiaramente espressionista,
e che ricorda un po' il realismo magico del nostro Landolfi. Senta è la storia del rapporto tra lui, detenuto in carcere, e Senta, un pastore tedesco di guardia nel penitenziario. Attraverso lo svolgimento del suo rapporto con il cane, riesce ad illustrarci, a spiegarci l'idea di dovere alla luce dell'etica prussiana. Da ultimo è presentato nel libro un articolo che lui scrisse nel 1953, pochi giorni dopo essere stato a Wilflingen, a casa di Junger, con cui non si sentiva da almeno 20 anni, e facendo ripartire, rinsaldare un rapporto che diventerà un'amicizia molto forte, si estese alle famiglie, e per questo durò anche dopo la morte di von Salomon stesso. A riprova dell'amicizia c'è, questa è la foto di von Salomon che è contenuta a casa di Junger, e sta nel piccolo corridoio tra la stanza con le teche dell'entomologo e lo studio di Jung. Allora, di von Salomon c'è da dire una cosa subito. Von Salomon non appartiene a una famiglia aristocratica, né tantomeno a una famiglia dell'aristocrazia prussiana, come spesso si legge e viene detto in giro. La sua era una famiglia di protestanti francesi che scapparono in Germania durante le persecuzioni degli Ugonotti. Il padre era nato a Liverpool e la madre era una russa di religione cattolica. Lui raccontava addirittura che le origini della famiglia erano venete e che un suo antenato aveva partecipato a una crociata, ma era un po' una leggenda familiare con cui lui probabilmente si divertiva, e ovviamente non ci sono riscontri oggettivi per un fatto del genere. A 12 anni, allo scoppio della guerra, nel 1914, venne mandato dai genitori in accademia militare, e prima a Karlsruhe e poi a Berlino Lichterfelde, e un'accademia militare dove i genitori mandarono i tre figli maschi, col quarto non ce la fecero. Quella è la madre Annette, lui è quello dietro la madre, quello più alto è il fratello Bruno, l'altro a sinistra è Gunther e quello piccolino è Horst. Non scorre più? Vabbè, non importa. Lui trascorse 4 anni in accademia fino al 1918, quando il corpo venne sciolto con la fine della guerra e prodotto dalla Germania. Furono anni per lui decisivi, fondamentali. Innanzitutto si forgiò nel carattere, in secondo luogo assunse in via definitiva il prussianesimo come ideale di vita. Racconterà questi suoi anni, questa sua adolescenza in accademia militare, eccolo qua vestito da cadetto, lo racconterà nel suo terzo romanzo che uscì nel 1933, I cadetti. Nel 1918 la Germania capitola, il Kaiser deve abdicare, fugge in Belgio, la Germania nel caos, gli spartachisti passano l'azione per impadronirsi del potere mano militari, lo prendono in Baviera con la fondazione della Repubblica dei Consigli, e gli scontri sono all'ordine del giorno per le strade delle città tedesche. E il nostro ragazzotto, 16 anni, niente, questo non vuol girare, e c'è la foto di von Salomon a 16 anni. E il nostro von Salomon a 16 anni non trova di meglio che prendere la mitragliatrice, metterla nello zaino e andare col corpo franco di von Mecker a combattere per le vie di Berlino con gli spartachisti. Poi con Liebermann va sulle frontiere del Baltico a difendere Riga dall'Armata Rossa. Riga non è mai appartenuta al Reich, ma la considerano una città tedesca, perché fondata dai cavalieri teutonici, è una città dove si parla tedesco. Respingono l'Armata Rossa e poi prova a partecipare al Putsch di Kapp. Dico prova perché partirono in 400 dal Baltico puntando su Berlino, guidati dal tenente Berthold, un ufficiale di marina insignito della Pour le Mérite, la massima onorificenza della Germania prussiana, ma da Harburg cadono in un'imboscata degli spartachisti, erano in 400, salveranno la pelle in un centinaio. Poi lo troviamo in Slesia a difendere i confini tedeschi dall'aggressione polacca, perché col Trattato di Versailles era stato imposto un referendum per decidere se la Slesia fosse dovuta restare in Germania o dovesse diventare territorio polacco. Il referendum aveva dato un risultato di oltre il 90% per la permanenza in Germania. A quel punto i polacchi attaccarono, i corpi franchi si mobilitarono e riuscirono a respingere l'esercito polacco nella mitica, per la Germania di allora, battaglia dell'Annaberg. Quando lui racconta di queste cose è interessante leggere i suoi giudizi, anche se in giovanissima età,
Perché mentre c'era la guerra con la Polonia, c'era tensione tra la Polonia e l'Unione Sovietica al confine. E loro speravano che quella tensione diventasse guerra, perché dicendo chiaramente che così speravano che i sovietici da Oriente e loro da Occidente potessero porre fine a quello Stato polacco che consideravano una cisti occidentale all'interno dell'Eurasia. Lui già in giovane età aveva delle idee geopolitiche già ben definite. Finito il fenomeno dei corpi franchi, continua a frequentare le organizzazioni nazionaliste di estrema destra e le frequenta in maniera così attiva che nel 1922, a 20 anni, si becca 5 anni di carcere per l'omicidio del ministro, per complicità dell'omicidio del ministro degli esteri della Repubblica di Weimar, Walter Rathenau. Una volta in galera, subisce un altro processo per tentato omicidio, poi derubricato a violenza personale, di Erwin Wagner, un estremista di destra informatore della polizia. Fu arrestato e condannato in forza della testimonianza di Carl Schmitt, non il giurista, ma un capo manipolo dell'SA soprannominato Mezza Scarpa. Gli anni ne uscirà però prima del dove è scontato tutte le condanne, nel 28, grazie a un'amnistia di Hindenburg. E questi anni, la sua esperienza di guerra dei corpi franchi e gli anni in galera saranno il contenuto del suo romanzo d'esordio, I Proscritti, che fu un romanzo di grande successo, uscirà nel 1930, alla fine del 1945 aveva venduto solo in Germania solo 150.000 copie. Un romanzo che in Italia ha avuto una storia un po' tribolata perché fu subito proposto ad Einaudi, ma finì sulla scrivania di Lavinia Mazzucchelli, socialista, antifascista, che lo bocciò. Sarà pubblicato nel 1943 su sollecitazione di Jaime Pintor e finì in libreria con una sovracopertina a colori di Renato Guttuso, solito fumetto di Guttuso, se avete presente. E uscito di carcere si sposa subito con Liselotte Burbert, che era la sua ragazzina, la sua fidanzata fino a quando era ragazzino, e soprattutto era la segretaria di Harmut Plass. Plass era un suo amico che si era beccato, aveva fatto 2 anni di galera per l'omicidio Rathenau, e soprattutto era il segretario, il braccio destro del capitano Erhard, che era il leader di uno dei corpi franchi più famosi e più forti, che arrivò ad avere fino a 10.000 uomini in armi in Germania. Ritrovato la libertà, andò ad Amburgo, dove prese contatti con il fratello Bruno, che dirigeva un giornale nazionalista di Deutsche Front, il fronte tedesco. Lì ad Amburgo iniziò a frequentare gli ambienti del mondo del fratello, conobbe Friedrich Hilscher, i fratelli Stapel. Poi andò a Berlino e l'ambito delle sue frequentazioni negli ambienti nazionalisti si allargò ancora. Strinse amicizia con Ernst Jünger, che pubblicava di Vorwärts, l'avanzata, e iniziò a scrivere sull'avanzata. Conobbe Nikisch, che pubblicava Widerstand, i fratelli Gunther, Arnold Bronnen, Bodo Huse, tutto il mondo del nazionalismo tedesco. E furono quegli anni in cui si fissò in via definitiva le coordinate del suo pensiero politico. Egli era innanzitutto un nazionalista. Il suo nazionalismo però non mirava tanto all'affermazione politica, militare, economica della nazione, quanto sull'insegnamento e sullo scia del pensiero di Hugo von Hofmannsthal a conquistare lo spazio spirituale dei tedeschi, ovvero aggiungere alla convinzione della necessità di uno Stato, perché solo l'autorità dello Stato l'avrebbe potuto permettere, di costruire un'organizzazione di vita comune che permettesse ai tedeschi di vivere secondo i propri usi, costumi e di mantenere la propria identità. E questa ricerca della conservazione dell'identità diventava una ricerca anche interiore per determinare la propria identità come tedeschi. Questo lo portava a essere lontano da tutti quei movimenti che, pur professandosi nazionalisti, si rivolgevano in maniera indistinta direttamente alle masse, e questo era il primo motivo di lontananza dai nazionalsocialisti. Nazionalsocialisti che vedevano la sovranità risiedere nel popolo, con un Führer che interpretava la volontà del popolo e poi l'applicava attraverso l'apparato statale. Per Fonzano la prospettiva è completamente rovesciata. La sovranità è dello Stato, a cui i cittadini sono legati da una serie di doveri che devono adempiere con la fedeltà al sovrano, il quale a sua volta è il primo servitore dello Stato.
Egli è quindi consapevole della sconfitta della Germania, ma non è assolutamente revanchista. E ulteriori elementi di lontananza dai nazionalsocialisti sono il rifiuto del razzismo e del darwinismo, che lui vedeva come contaminazioni della cultura tedesca determinate da quella civilizzazione di stampo democratica di stampo anglosassone. Il rifiuto del razzismo diventava anche il rifiuto dell'antisemitismo, perché affermava che l'appartenere a una comunità, a un popolo, può essere solo frutto di una decisione. L'essere tedesco, l'essere prussiano, non può che essere la conseguenza di una scelta e non la possiamo determinare col risultato delle analisi del sangue. Quindi in lui c'è l'affermazione della pretesa di uno Stato che permetta di vivere senza i propri usi e costumi, e riconosceva come legittima questa pretesa anche da parte di altri popoli. E a suo giudizio, quindi, questo atteggiamento, questa visione avrebbe portato i popoli tra di loro a un percorso di rapporti di pace e non di conflitto. E per questo rifiutava lo sciovinismo e quello che lui chiamava patriottismo, cioè quel nazionalismo aggressivo tipico delle democrazie liberali che avevano prodotto prima il colonialismo e poi aveva determinato la grande guerra, il conflitto che aveva portato all'annichilimento della Germania. Questo nazionalismo andava di pari passo con uno spirito rivoluzionario. Spirito rivoluzionario perché volendo la nazione, il bene della nazione, cercando il bene della nazione, si doveva entrare in conflitto, eliminare tutto ciò che era considerato antinazionale. Il nemico principale era lo spirito borghese, anima del liberalismo, che era l'espressione politica del capitalismo. Capitalismo e liberalismo che vedevano l'agire individuale dell'uomo mosso principalmente dall'interesse personale e dal desiderio di guadagno, e le leggi dell'economia come perni attraverso cui deve ruotare l'attività dello Stato. Liberalismo e capitalismo che vogliono estraniare i tedeschi dalla loro dimensione comunitaria per farli diventare una massa mossa soprattutto da una visione individualista della vita. Se il liberalismo è nemico, altro altrettanto nemico è il comunismo, per la sua natura economicista e globalista, e che quindi è internazionalista, e quindi antinazionale, e che quindi lo mette sullo stesso piano del liberalismo. Come nemici individua anche le vecchie strutture del mondo guglielmino, che ormai senza Kaiser e senza Reich non hanno più ragione di essere, non hanno più ragione di esistere, se non per la difesa di interessi, di interessi particolari. In lui c'è una componente che è sempre presente in tutti i suoi romanzi, in tutti i suoi scritti, ovvero sia il lutto per il mondo perduto di prima della guerra. È un elemento che ritroviamo in molti scrittori della Mitteleuropei, pensiamo a Musil, Roth, Lernet Olenia, Stefan Zweig, Marai. Solo che in von Sallam si esprime in maniera completamente diversa. Se in questi scrittori mitteleuropei il lutto viene manifestato attraverso una mesta nostalgia, una velata tristezza per un mondo di aurea grandezza che è finito e non potrà più tornare, in lui il lutto si manifesta col furore, con la rabbia, con la volontà di eliminare tutto ciò che va eliminato per ricostruire uno Stato, una società sul modello del mondo che è andato perduto. E questo lo vediamo in maniera chiarissima sul come lui descrive la fine Simperi. In von Salman è impossibile trovare un tenente Trotta di Roth che alla caduta dell'impero se ne va sconsolato nella cripta di Cappuccina a trovare il suo imperatore, o l'alfiere di Menis di Lernet Olenia che con il suo stendardo, la sua bandiera, entra quando tutto è crollato nel palazzo imperiale, abbandonato alla mercé di tutti, si chiude in una stanza e brucia quella bandiera del reggimento a plastico, esempio della fine di un mondo. La fine Simperi è raccontata da von Salomon con altri toni, altri colori, in maniera incredibilmente diversa. È la parte finale del romanzo I cadetti, quando i cadetti vengono ad apprendere che l'armata imperiale ha dovuto capitolare. E ha capitolato nonostante, di fronte a forze soverchianti, non abbia permesso al nemico di mettere un solo piede d'un metro nel territorio tedesco, ma ha capitolato perché ha ceduto il fronte interno, cioè quel mondo borghese, liberale, socialdemocratico, il mondo della cultura che si è arreso.
I cadetti che fanno? Indossano le uniformi da parata dei principali corpi dell'armata imperiale, innalzano le bandiere e sfilano per Berlino come se fosse un trionfo. Percorrono tutta la Unter den Linden, passano sotto la porta di Brandenburgo e si riuniscono compatti nel grande cortile del Ministero della Guerra per ricevere l'ordine sciogliete le righe, era la fine del corpo dei cadetti. E nella sua scrittura c'è, dicevo, il lutto, e la sua è una scrittura autobiografica. Quasi tutti i suoi romanzi sono romanzi autobiografici attraverso cui lui racconta la sua vita e attraverso la sua vita la storia della Germania. E nel raccontare la storia della Germania dà dei giudizi politici, ovviamente, ma non li dà mai con un'analisi sistematica. Fa emergere i suoi giudizi sempre da momenti della narrazione. Per esempio, è nei cadetti, è nel dialogo tra due ufficiali, Pahl e Dolberg, che attraverso cui lui riesce a spiegare cos'è il prussianesimo e cos'è lo spirito prussiano. È nei proscritti, nel colloquio con immaginario colloquio di lui, io narrante, protagonista del romanzo, con Kern, uno dei due assassini di Rathenau, che spiega le motivazioni che hanno determinato la decisione, i motivi che hanno determinato la decisione di assassinare il ministro Walter Rathenau. E in questi anni a Berlino inizia questa attività da intellettuale, scrive, lo troviamo tanti articoli nelle riviste di allora, e troviamo la sua partecipazione a molti libri collettanei che allora andavano di moda, che hanno tutti una veste tipografica fantastica, copertina rigida, anche coperta con stoffa, una carta ancora dopo 100 anni leggibilissima. Il libro in brossura allora non esisteva, c'avevano un grande stile anche in questo. E ecco, qui vedo e quindi troviamo i suoi contributi nel 28 alla battaglia per il Reich, ecco qua, due contributi curato da Junger, poi quello successivo noi denunciamo i nazionalisti nelle segrete della borghesia, curato da Armut Plus, e poi Krieg und Krieger, guerre e guerrieri, c'è il saggio I soldati perduti. I soldati perduti, lui analizza innanzitutto le cause della sconfitta della Germania e muove un'accusa che non può trovare scusa nel suo giudizio, è stata quella colpa della Germania di aver accettato lo scontro con le potenze occidentali, accettando le regole delle potenze occidentali. Potenze occidentali che avevano spazzato via il vecchio diritto internazionale europeo, dove la guerra era legittima, era ammessa, era un'espressione della sovranità dello Stato. E la guerra come poteva essere condotta? Poteva essere proclamata, ma la si proclamava contro un nemico a cui si riconosceva pari dignità. Quindi quel nemico con cui si faceva la guerra poteva poi essere il nemico con cui poi si giungeva a patti e si stipulava un trattato di pace. Con l'International Law di matrice anglosassone, la guerra è vista da una visione pacifista e quindi è vista negativamente. La guerra non va combattuta, può essere combattuta solo una guerra giusta contro un nemico ingiusto. Quindi il nemico inizia a essere giudicato, definito non più con categorie politiche ma con categorie morali. Il nemico è il mostro, il pazzo è il criminale, e con un mostro, un pazzo e criminale non si può scendere a patti, se ne può ottenere solo la capitolazione e perché venga spazzato via. E questa è stata la conseguenza della fine della Germania, che ora continua ad essere aggredita con l'applicazione delle clausole impossibili del Trattato di Versailles, che sono viste da von Salomon e da tanti tedeschi di quel tempo come la prosecuzione della Grande Guerra. Riprenderà queste tematiche in maniera molto più sistematica nel 1932 Carl Schmitt con Le forme del politico, dove definirà e chiarirà che con la Grande Guerra era nata la guerra umanitaria, ovvero sia quando una delle due parti in conflitto ha sottratto il termine umanitario al nemico, appropriandosene e mettendo quindi fuori dall'umanità il nemico e permettendo a se stesso di condurre una guerra con mezzi assolutamente inumani. Se ci pensiamo, è il fondamento politico e giuridico di tutti o quasi gli orrori del XX secolo e forse anche di questo inizio del XXI secolo. Lui nel saggio racconta appunto dei soldati che tornano dalla Germania, non si sentono sconfitti e non si riconoscono più nel paese in cui vivono, amano solo la nazione, la loro parte è la nazione e la trincea,
e mossi da un furore irrefrenabile cercano lo scontro, il conflitto per eliminare tutto ciò che sentono come nemico. E questo avviene non in forza di un'adesione a un'ideologia o di un'elaborazione razionale, ma in forza di motivazioni fondamentalmente irrazionali, perché tramite l'irrazionalità si riesce a capire se stessi e la realtà che ci circonda molto meglio che con la forza della ragione. È la rottura completa col positivismo e col mondo dell'illuminismo. E questo malessere, questo disagio trova la sua medicina solo appunto nello scontro e nel conflitto. E lui esprimerà benissimo questa situazione psicologica nei proscritti, dove di qui voglio leggere un piccolo passo. Quello che volevamo non lo sapevamo e quello che sapevamo non lo volevamo. Eppure ci sentivamo felici nella confusione, perché avevamo la sensazione di essere un tutt'uno con il nostro tempo, agire in qualunque modo, a testa bassa, rivoltarsi per principio, tendere l'energia con ogni mezzo, con ogni audacia. Il sangue non scorre mai in vano. Poco importa ciò che si pensa, quello che conta è la maniera di pensarlo. Quindi loro difendono i confini, Slesia, sul Baltico, combattono i francesi che avevano occupato la Renania, saccheggiando la Germania delle sue risorse minerarie, combattono gli spartachisti e poi il fenomeno finisce e tornano ignorati e negletti nella vita civile, e riscontrando fondamentalmente un grande fallimento politico di tutti i loro sacrifici. L'unica cosa che fecero, rileva Fonzano, fu di sgombrare il terreno da tanti nemici della Germania, ma preparando il terreno a chi avrebbe approfittato delle loro lotte pur in maniera assolutamente illegittima. E l'allusione chiara è ai nazionalsocialisti, che siamo nel 1930, stavano acquisendo una grande forza nella Germania di quegli anni. Questa attività intellettuale gli stava un po' stretta e voleva ritornare a fare politica. E l'occasione arrivò presto con le rivolte dei contadini dello Schleswig-Holstein, che è il land più a nord della Germania, e che poi si estesero a tutta la Germania settentrionale. E il problema era che il governo di Weimar, per far fronte ai pagamenti dovuti al risarcimento degli anni di guerra, aveva alzato tantissimo le tasse. Particolarmente colpito era il ceto contadino, che non riusciva più a far fronte agli obblighi tributari con la vita, col lavoro ordinario. Doveva intaccare la substanza, lo stato patrimoniale delle aziende. Quindi iniziarono proteste di piazza anche con violenza per impedire sequestri, pignoramenti, messa all'incanto di macchinari, animali, fabbricati, terreni. I quattro fratelli von Salomon si precipitarono nello Schleswig-Holstein, aprirono un giornale, Das Land Volk, che il popolo della terra, che divenne l'organo portavoce del movimento dei contadini, Das Land Volk Bewegung, che era guidato da un contadino di gigante, Klaus Heim, enorme. E loro volevano utilizzare queste masse come testa d'ariete contro il governo di Weimar. E la tensione andò sempre aumentando e iniziarono a compiere attentati dinamitardi. Il regista Bruno von Salomon a portare l'esplosivo Horst. Il risultato fu che il governo reagì duramente con grandi retate e arresti, finirono tutti in galera e così finì il movimento dei contadini. Approfittarne furono i nazionalsocialisti che avevano mandato lì Bodo Uhse, un gerarca della sinistra nazionalsocialista legata ai fratelli Strasser, che lavorò molto bene, tanto che alle successive amministrative, nel cuore della rivolta di Dithmarsch, nei due distretti del Dithmarsch, dirò un'altra volta bene, presero oltre il 70 e oltre il 90% dei voti. Poco dopo, Bodo Uhse e Bruno von Salomon aderirono al Partito Comunista e nel 33 espatriarono, ma questa è tutta un'altra storia. I fratelli von Salomon vennero scarcerati per insufficienza di prove, e mentre altri subirono condanne, e tra cui Klaus Heim prese 7 anni di detenzione. Von Salomon raccontò queste vicende nel suo secondo romanzo del 32, Die Stadt, la città, dove il protagonista Iversen è un po' la sintesi sua di Bruno, del fratello Bruno, perché pubblicava il giornale dei rivoltosi.
Lui vuole fare politica, Iversen si avvicina prima ai nazionalsocialisti, poi ai comunisti, ma non entra nessuna di queste due organizzazioni perché non trova un comune sentire con loro. E c'è una rappresentazione in realtà nel romanzo dove si vede chiaramente la lettura di Werner Sombart, dove c'è un mondo della campagna dei contadini che ha ancora una visione comunitaria della vita e dove ancora c'è un'identità tedesca e vive la germanicità, che si contrappone in conflitto con la città caratterizzata da una visione individualista e borghese della vita. Vi sono vari personaggi che nel romanzo che servono a descrivere le varie sfaccettature politiche. E uno particolarmente interessante è la figura di Hinnerk, che lui prima conosce come capo manipolo dell'SA, poi va dai comunisti e lo trova lì a capo di un soviet dei comunisti. E ce lo descrive così. Quando Hinnerk parlava di coscienza di classe, aveva in mente l'orgoglio di un'appartenenza, ed era forse per lui rilevante quale appartenenza desiderasse. Avrebbe anche nello stesso modo potuto tranquillamente affermare la coscienza di razza. In ogni caso, credeva fermamente nella grandezza del camerlatismo di via posto. Sarebbe potuto ugualmente essere capo di una brigata russa d'assalto di un soviet, come della milizia fascista, o anche il capitano di una squadra inglese di rugby, o uomo dell'SA in quartiere di Veddig. Le situazioni erano molteplici e sempre alleate a lui. Niente era per lui inimmaginabile, al di fuori forse dell'appartenenza alla Lega dei diritti dell'uomo. Cioè, si può essere comunisti, nazionalsocialisti, non si potrà mai essere liberali. Il romanzo finisce con il protagonista che se ne va senza motivo, così, senza la meta per le strade di Berlino, quando sente un boato in lontananza, arriva un corteo con delle bandiere rosse, non capisci chi siano. Si accorge che sono nazionalsocialisti solo quando sente, capisci gli slogan. La testa del corteo urlava Deutschland, Germania, il resto del corteo rispondeva con un boato Erwache, risorge. A quel punto la polizia carica, gli guida un ufficiale, lui guarda l'ufficiale, lo vede, lo riconosce e con quell'uomo ci aveva combattuto fianco a fianco in Slesia e sul Baltico. La polizia spara e una pallottola lo colpisce e muore. Il giorno dopo la stampa scriverà ucciso un pericoloso terrorista a Berlino. Nel 1933 pubblica i cadetti. E nel 33 i nazionalsocialisti vanno al potere e per il mondo dei nazionali rivoluzionari la vita si fa un po' dura perché i circoli vengono sciolti, le riviste proibite, alcuni espatriano, altri finiscono in galera nel loro mondo, altri aderiscono al nazionalsocialismo, altri come Junger e come von Salomon scelgono la via della emigrazione interna. Si allontaneranno anche da Berlino, Junger andrà a Goslar e von Salomon prima di Solesilt sul Baltico, poi in Baviera per rallentare un po' i controlli a cui erano sottoposti. Smette di fare politica, divorzia da Liselotte e si unisce in morio uxorio con il Gotheft, un'ebrea, che non sposerà mai, ma presenterà sempre come propria moglie per farle un po' da scudo di fronte alla politica antisemita del Terzo Reich. Inizia a fare lo sceneggiatore per film commerciali e a guadagnare molto bene, godendo di un benessere che per lui fino allora era stato sconosciuto. Si compra anche una macchina di grossa cilindrata, adesso era la proprietaria di un appartamento. Gli piaceva la bella vita, forse, non badava a risparmi. Continuerà a fare il giornalista solo occupandosi della reducistica dei corpi franchi. Pubblicherà quindi Neue Geschichte, storia recente, un saggio sulla storia dei corpi franchi, tradotto in italiano. Un grosso libro, il libro del combattente tedesco dei corpi franchi, di grosso formato, bellissimo, pieno di documenti e di fotografie, e inizierà a dirigere Der Reitergenossen, il Cavaliere verso Est, la rivista dei reduci, che era stata fondata e diretta da Karl-Heinz Hauenstein. Questo era stato il leader di un corpo franco. Aveva fondato il Partito Nazionale Socialista Berlino, questo per capire che personaggi si muovevano allora. Era uscito dal partito perché aveva litigato con Gregor Strasser. C'era rientrato, richiamato da Goebbels, era riuscito, si era fatto un partitino nazionalsocialista tutto suo. Quando i nazionalsocialisti arrivarono al potere, gli sciolsero il partito e gli proibirono l'attività di giornalista. Nel 1945 la Germania crolla, il lutto di von Salomon diventa assoluto. La sua Prussia sparisce
dalle carte geografiche e dagli atlanti storici. Königsberg, non una città qualsiasi, ma la città di Immanuel Kant, diventa Kaliningrad sovietica, e i sovietici con le ruspe spianano ogni traccia che potesse far ricordare un passato germanico. Danzica, la città di Schopenhauer, viene popolata da polacchi. La Prussia orientale e la Pomerania diventano Polonia. Quella Slesia per la quale lui e tanti avevano combattuto diventa Polonia. Il lutto diventa ancora più grave perché nel 19 luglio 1944 il suo fraterno amico Hartmut Plass viene fucilato a Flossenbürg perché sospettato di essere uno dei cospiratori contro Hitler. Viene arrestato dagli americani insieme a Hille, la povera Hille viene arrestata semplicemente perché è moglie sua, ed è finito nelle carte dei campi di concentramento americani Big Nazi o Pig Nazi, campi di concentramento americani e francesi, non in quelli inglesi, certe cose non successero, dove a guerra finita morirono circa 1 milione di tedeschi. E solo che Fonzano non riusciva a inquadrarlo, perché c'era questo grande nazista che però non era iscritto al partito, non aveva cariche di partito, era sposato con un'ebrea. E anche quest'ebrea non gli tornava perché era sposata con un nazista e non era viva, non l'avevano accoppata. Fu un'esperienza molto dura perché appena entrò nel campo fu pestato pesantemente, perse quasi tutti i denti e Hille fu violentata dagli americani. Non si pianse mai addosso, ricorderà questo episodio solo con ironia nella chiusura del suo ultimo romanzo, La collana delle mille gru. Quando lui nel 61 di ritorno da un congresso internazionale per la pace di disarmo nucleare torna a casa e la moglie lo accoglie così. La moglie allora era Lena. Lena disse: com'è stato? Io risposi: era tutto come un libro giallo, ma sapevo già all'inizio il nome dell'assassino. Lena replicò: mio Dio, ma è possibile che non riesci mai a dimenticare che gli americani ti hanno tolto un paio di denti? E io dissi: oh, i denti li ho dimenticati da un pezzo. E che ora, se penso a quelli lì, mi viene male di stomaco. Viene scarcerato dopo oltre un anno, con l'ordine di scarcerazione firmata per errato arresto a maggio, però gli era così simpatico, gli volevano tanto bene che lo fecero uscire a ottobre. Una volta uscito, Hille lo lascia e va a vivere con l'avvocato di von Salomon, che era ebreo anche lui. Allora lui si rifugia all'isola di Sylt sul Baltico, dove conosce Lena, una profuga della Prussia orientale, 19 anni meno di lui. Nasce l'amore, si sposano e nascerà un matrimonio riuscito da cui ebbero ben 4 figli. Iniziò a riprendere i contatti con i sopravvissuti del mondo della rivoluzione conservatrice. E erano momenti anche di goliardia. Qui se fai vedere le foto con Junger forse si dà l'idea. Ecco, qui sono a casa di Hans de Kuder, adesso se giri dopo, queste sono foto inedite in Italia, si vede che tipo era lui, lì con la bottiglia in mano, qui quella al centro con la birra in mano che ride e chiacchiera, era un grande narratore di aneddoti, invece c'è Junger a fianco, tutto preciso, con la giacca chiusa, la cravatta, serissimo, proprio si vede la psicologia dei due personaggi. E si incontravano tutti insieme una settimana, una volta all'anno, dove o sulla Mosella o sul Reno, dove in Germania c'è il vino buono. In una di queste occasioni Walter Mutmann lanciò l'idea di Hartmut Plass, di scrivere una storia della Germania dalla Prima Guerra Mondiale fino alla Seconda Guerra Mondiale. E Plass diceva che doveva uscire assolutamente dalla pena di von Salomon. E lui non era restio a accettare il progetto. Cambiò idea quando l'editore Rowohlt propose di scrivere questa storia facendo finta di riempire quel questionario con oltre 100 domande che gli americani avevano fatto riempire a oltre 14 milioni di tedeschi per avere una base di dati per iniziare la denazificazione del paese. Nacque così il questionario che fu pubblicato grazie a Sartre, all'insaputa di Sartre. Perché per pubblicare un libro allora in Germania bisognava ancora avere l'autorizzazione delle autorità d'occupazione e il permesso per comprare la carta. Agli americani il libro era piaciuto, ma non troppo, così gli dettero il permesso di pubblicarlo, ma gli negarono il permesso di comprare la carta per stamparlo. Allora Rowohlt andò dai francesi raccontando loro che voleva stampare Sartre. I francesi dettero tutti i possibili permessi immaginabili e con quella carta il questionario andò in,
in libreria. Fu il primo bestseller della Repubblica Federale, i primi 6 mesi vendette 200.000 copie, era un librone di 600-700 pagine. E in Italia sarà pubblicato da Longanesi con il testo Io resto prussiano e è andato quest'anno in libreria per 7 colori col testo corretto, col titolo corretto in questionario. E la situazione della Germania era completamente cambiata, la Germania orientale non esisteva più, era diventata Polonia, una parte della Germania era sotto il controllo sovietico, il resto sotto il controllo delle potenze occidentali. La Germania non era più uno Stato sovrano, si era arrivati al clima della guerra fredda, c'era il pericolo di un conflitto in cui poteva essere anche usata l'ordigno atomico. E quindi le prospettive per la Germania erano drammatiche. E per un nazionalista come von Salomon, l'amore della Germania non lo poteva che spingere a cercare l'unica via per salvare la Germania, che a suo giudizio era quello di ricercare l'affermazione della pace e di rimuovere tutti i motivi del conflitto e l'atteggiamento conflittuale soprattutto. E così si impegnò con movimenti pacifisti. Entrò nel partito che non esiste più, la DFU, Unione Tedesca per la Pace, e questo suo impegno raggiunse il suo culmine, il momento di massima importanza, nella partecipazione come rappresentante della Repubblica Federale a Tokyo nel 1961 al 7° Congresso Internazionale per la Pace e il Disarmo Nucleare. Era un congresso dove andavano le delegazioni ufficiali degli stati sovietici, del blocco sovietico e degli stati cosiddetti non allineati, chi è meno giovane se li ricorda, e mentre dagli stati del mondo occidentale andavano solo delegazioni di associazioni private. Per la Germania c'hanno von Salomon, e in quei giorni, quando stavano a Tokyo, scoppiò la crisi di Berlino perché la DDR iniziò a tirare sul muro. Allora gli dettero, gli conferirono l'onore di pronunciare il discorso di chiusura del congresso, e lo insignirono della collana delle 1000 gru, che era la massima onorificenza pacifista giapponese. Era una collana fatta di quegli origami con delle gru di carta che venivano fatte fare ai bambini colpiti dalle radiazioni per far credere loro che facendone tante sarebbero guariti, per dargli la speranza mentre invece si avviavano a morire. Il frutto sarà di questa esperienza fu il suo ultimo romanzo, La collana delle 1000 gru. È un libro sicuramente meno riuscito di tutti gli altri, non ha l'energia dei proscritti o della città o del questionario, ma è un libro molto importante perché ci fa capire veramente chi è, in maniera definitiva, chi era von Salomon, quali erano i suoi ideali, i suoi orizzonti politici e appunto ideali. E lui in questo romanzo prende sicuramente le distanze dal mondo occidentale, soprattutto nel mondo occidentale di matrice anglosassone, che guarda anche con certo disprezzo. E questo lo mostra attraverso il racconto del momento in cui va a visitare il monumento ai caduti, a Hiroshima, il monumento ai caduti, agli uccisi dalla bomba atomica. E lui va a fare questa escursione, questa gita, insieme alla delegazione cubana, che è guidata da una donna, la passionaria. La passionaria è testuale la passionaria nel testo in tedesco. Queste sono le immagini del congresso. Loro si trovano davanti al memoriale, un grande masso in granito con inciso oltre 70.000 nomi dei morti a causa della bomba che è stato possibile identificare, quando arrivano gli americani, perché subito dopo la guerra gli americani iniziarono a organizzare dei tour per i loro concittadini per far visitare il Giappone. E a tal fine, dato che due delle tappe erano Hiroshima e Nagasaki, costruirono subito due alberghi, uno Hiroshima e Nagasaki, proprio nel punto dove la città era stata azzerata. Quindi i primi edifici che furono ricostruiti lì furono gli alberghi per i turisti americani che andavano a vedere l'effetto della bomba atomica. E lui così racconta quel momento. Allora sentimmo rumore. Davanti al nuovo hotel americano Hiroshima erano arrivati autobus pieni di turisti americani, che rumorosi rompevano verso il memoriale. In testa signori con i loro cappelli a pentola, da cui si ergevano fiori di plastica dei colori sgargianti. Avevano grandi dentature e macchine fotografiche sguainate. Allora davanti a queste immagini disse la mia cubana, la passionaria. Ma non si vergognano, no, non si vergognano per niente. E allora si girò furiosa, i capelli fiammeggianti, gli occhi che ribollivano, e gridò verso i turisti che stavano arrivando. You are not ashamed, you are not ashamed. Ma le pericane non persero un istante.
sollevarono in modo automatico i loro apparecchi fotografici e catturarono il gratificante souvenir, due piccioni con una fava, Hiroshima e la baia dei porci a Cuba. E ribadisce in questo libro l'importanza dello spirito guerriero e lo fa immaginando un colloquio con un giapponese che è stato educato al Bushido e all'arte dei samurai e che è l'ultimo dei sopravvissuti del suo battaglione nella battaglia di Iwo Jima, sopravvissuto perché ferito all'inizio degli scontri e allontanato dalla trincea. E lui si rivolge a questo giapponese dicendo questo: come possono avere ancora un senso lo spirito guerriero, le sue virtù e il suo onore, se la decisione definitiva può essere presa premendo pulsanti, con un qualsiasi impiegato in cravatta che a suo piacimento può distruggere il mondo al sicuro nel suo bunker di cemento? Il giapponese gli replica, sì, di fronte alla spaventosa forza dell'ordigno nucleare, lo spirito guerriero non ha più alcun senso, alcun potere. E ormai la guerra non è più guerra di uomini, di persone, è una guerra di materiali. Però lo spirito di guerriero va vissuto e lo dobbiamo vivere, ma non nella guerra, ma nella pace, nella vita civile. E dobbiamo mostrare il nostro comportamento, col nostro contegno, con la nostra Haltung, usa il termine Haltung, che è un contegno esteriore, espressione dell'animo interiore. E lui in questo libro dà anche l'autoritratto di se stesso, e lo fa non descrivendo se stesso, ma descrivendo Che Guevara. Ma quando descrive Che Guevara è von Salomon che si guarda allo specchio. E così, parlando con la riferendo i colloqui con la cubana, descrive Che Guevara. Infatti il Che aveva rappresentato tutto quello che una volta cercavo, egli era il vero rappresentante del pensiero che solo su base nazionale le rivoluzioni possono condurre alla reale liberazione del popolo. Egli era un guerriero dei corpi franchi, un partigiano della giungla delle foreste, come proprio io una volta ritenni fosse possibile nella giungla delle grandi città. Egli era ben consapevole che solo il proprio giudicare, quello di un tribunale illegale, possa mantenere la disciplina nelle formazioni di guerriglieri e possa necessariamente condurre il vero nazionale rivoluzionario, con un socialismo di stretta osservanza, verso la vera liberazione economica dal capitale internazionale. E questa battaglia doveva essere condotta in tutto il mondo. E poi, parlando su se stesso, dice: così ho dovuto anche ammettere che la mia tragedia non è l'alternativa tra due diverse concezioni di sistemi parlamentari, ma l'essere un tedesco senza Germania, un prussiano senza Prussia, un monarchico senza monarchia, un nazionalista senza nazione, un socialista senza socialismo. E se fossi un democratico, sarei certamente senza democrazia. Il 9 agosto del 72, von Salomon nella casa sua, nella campagna della Bassa Sassonia, a Vincennes sulle Due, in una bellissima casa di campagna col tetto in paglia. L'aveva comprata pochi anni prima, regalandola alla moglie Elena, perché il paesaggio ricordava un po' la Prussia orientale. E lo scrisse pure, sperava, pensava che Elena, in una terra che ricordasse quella terra da quella patria che era stata scacciata, potesse rivivere in maniera più serena. C'era un tempo pessimo, c'era una tempesta, andò a dormire e non si svegliò più. E quella morte fu un po' l'allegoria della sua vita, perché morì durante una tempesta, proprio come aveva trascorso tutta la sua vita. Stava lavorando a quello che doveva essere il suo lavoro principale, cioè la storia della Prussia e del pensiero prussiano. Ne uscirà postumo un libro contenente le bozze di quello che doveva essere più o meno il primo terzo del lavoro, con il titolo Il prussiano morto, romanzo di un'idea di Stato. Ernst von Salomon, 1902-1972. Allora, grazie che hai tracciato velocemente la storia di un secolo e di due mondi che finiscono, quello del Guglielmino, poi la Germania completamente finisce, e von Salomon che testimonia la fine di questi mondi in maniera così originale. Quello che salta un po' il parallelismo che facevo io prima è che finisce la Prima Guerra Mondiale, questi soldati perduti hanno perso la loro nazione, no? Hanno perso la loro identità e quindi combattono tanto per combattere in nome della nazione. Quello che ti volevo chiedere, appunto, tu ravvisi delle similitudini con quello che succede in Italia con i soldati che si aggregano ad Annunzio per la vittoria che non hanno vinto, però è una vittoria mutilata.
Io direi, insomma, è sempre evidente. C'è la rottura di un muro che è crollato e la grande guerra ha spazzato via tutto. E ha spazzato strutture politiche, strutture economiche e anche strutture ideologiche. L'Ottocento è finito. Irrompe il razionalismo, il volontarismo. E questi soldati che hanno combattuto anni in Italia pensano di aver vinto e tornano e sono ignorati le loro vittorie. Non sono altri a sfruttare la vittoria. In Germania la situazione è ancora più amplificata per il caos in cui è precipitata la Germania, ben maggiore di quello italiano. Comunque direi che le motivazioni ideali saranno le stesse. E nel suo saggio lo dice anche von Salomon, di come l'irrompere di queste forze dei soldati hanno dato una via diversa alla storia dei popoli europei. E fa pure l'esempio dell'Italia e parla che quel volontarismo, quei soldati che sono tornati d'annunzio, porterà al fascismo. E però che lui vede con un pochino di dubbio, perché dice poi in Italia però c'è il problema della Chiesa Cattolica, che è sempre un macigno che forse impedirà una rivoluzione vera in Italia. E lui vede questo fenomeno analogo a quello accaduto in Germania, non solo in Italia ma anche in Unione Sovietica, perché lui vede la rivoluzione russa come una ricerca dell'identità russa, fatta però non attraverso una ricerca, una riscoperta delle radici russe, ma sfruttando un'ideologia occidentale, che era il comunismo, il marxismo, che viene appropriato però poi alla fine diventa un modo per costruire uno Stato nazionale russo. È una novità rispetto alla realtà della Russia, verso la modernizzazione della Russia stessa. Un'altra similitudine che mi sembra che ci sia è quella del fatto che comunque molti dei corpi franchi aderiranno al nazionalsocialismo, ma altrettanti ne staranno o di lato o contrario, o questa emigrazione interna. Così come i legionari di Fiume, la maggior parte entra nel fascismo, ma molti, sì, fedeli alla carta del Carnaro, agli ideali socialisti, sì, eccetera, ne rimangono fuori e addirittura diventano antifascisti. Vabbè, un esempio l'ho dato prima, Bordeaux, no? Gerarca nazionalsocialista che finisce per la leader del Partito Comunista. E un altro è il fratello di von Salomon, cadetto, nazionalista, con lui a fare l'agitatore tra i contadini, aderisce al Partito Comunista, espatria, partecipa con i repubblicani alla guerra di Spagna, con i francesi alla resistenza, sposa una delle più belle donne di Berlino che nel 1933 era scappata, e poi si divide i due fratelli solo negli anni 50, quando il povero Bruno era fortemente malato di tisi, nella miseria più nera, abitava in una mansarda al sesto piano col bagno a piano terra, e per un malato di tisi dove versa i piani di scale era una cosa tragica. Lo riportò in Germania, e dove morì in un sanatorio, e non andò però al funerale, ci andò solo la moglie, lui Ernst non ci andò. E ci sono personaggi come lì, ecco, la multiformità di le tante sfaccettature, tante posizioni che c'erano all'interno di quel mondo, li vediamo proprio con soggetti concreti. Un altro era Richard Schlesinger. Schlesinger fu uno dei ufficiali tedeschi che nella fine degli anni 20 fu condannato a 3 anni di galera per costituzione di organizzazione nazionalsocialista all'interno dell'esercito tedesco. Lui poi aderì al Partito Comunista con una lettera pubblicata su Widerstand di Nikisch, e poi campò bene come comunista anche durante il Terzo Reich, perché è protetto da amici suoi sodali nel nazionalsocialismo, che invece erano diventati gerarchi, e poi che sarà un esponente del Partito Comunista anche nella Germania del dopoguerra. E questo quindi era nazionalsocialista, quando i nazionalsocialisti erano all'opposizione, era comunista, era scomodo essere comunisti, sicuramente non erano opportunisti. Ha pubblicato le sue memorie, von Salomon ci ha fatto l'introduzione, e Junger mandò al funerale una corona con scritto a un vecchio amico.
Bene, ci sarebbe da approfondire poi molto sul movimento della rivoluzione conservatrice che ha avuto Ernst Jünger come uno degli esponenti più, diciamo, più autorevoli insieme a Armin Mohler e ad altri. E molti intellettuali, tu mi parlavi prima di Thomas Mann, si avvicinano a questo movimento e poi dopo se ne allontanano. Allora, Thomas Mann all'inizio è visto come uno di loro, scusa, è un'espressione un po' semplicistica e volgare, ma e ha scritto quel libro fondamentale, la considerazione di un librone, considerazione di un impolitico. E poi però Thomas Mann prese altre posizioni e sposò la causa della democrazia e in quegli anni faceva il giro della Germania a tenere conferenze contro i nazionalsocialisti, i famosi discorsi tedeschi di Thomas Mann. E questo portò a essere visto non molto positivamente da questi altri. Tanto c'è una frase di von Salomon che parla con un altro, dice: Junger mi ha detto che è sicuro che Thomas Mann è froscio. Questo giudizio un po' quello singhiero. E soprattutto c'è un episodio importante nel 1930, quando Ernst Jünger, suo fratello Friedrich Georg, Arnold Bronnen, un'altra figura, prima amico di Brecht, poi nazionalsocialista, poi comunista, e ritorna in Germania con Brecht, muore nella DDR. Arnold Bronnen e Mischierlich, che poi sarà uno dei capi della psicanalisi tedesca nel dopoguerra, con una squadra di SA fece l'irruzione alla Beethoven-Saal e impedirono che Thomas Mann tenesse uno dei suoi discorsi. Quindi dapprima c'era un'ammirazione e una stima. Però poi, proprio questi erano anni, diciamo, al calore furioso. Però ecco, per esempio, proprio nell'articolo qui che ho tradotto di von Salomon, quando dà il giudizio su Junger, cita Thomas Mann e dice: sono veramente felice che dei grandi scrittori tedeschi del Novecento viventi dopo Thomas Mann e Musil, uno è il mio amico Ernst Junger. E quindi nel 1953 mette nero su bianco che Thomas Mann è un gigante della letteratura tedesca. Comunque è molto significativo questi intellettuali che si danno all'azione, no? Cioè tutta Tu gente. dicevi D'Annunzio prima, ecco. E poi la violenza come fondamento della loro azione, cioè La sorella l'hanno letto tutti, trasuda violenza tutto sì. questo in maniera anche molto erotica, diciamo. C'è una fascinazione per la violenza, per gli scarponi chiodati, per. Allora, c'è un'intervista a von Salomon, a cui un giornalista chiede. Junger in una intervista ha dichiarato che quando lui in guerra sparava con la mitragliatrice aveva un piacere di carattere sessuale. E era così anche per lei, e von Salomon disse: per me anche adesso. Questo in che anni siamo? Nel dopoguerra. Ah, nel dopoguerra. Ma c'è una domanda qui dalla sala. No, Luigi, volevi fare una domanda? No, da Zoom. Allora, Edoardo Zarelli, che ti fa i complimenti per la ricostruzione ineccepibile e appassionante, e ti chiede se von Salomon ha avuto dei rapporti di conoscenza, di frequentazione intellettuale con Gottfried Benn, un altro esule interno al nazionalsocialismo. Allora, io incontri e incroci con Ben non l'ho mai incontrati, però non li escludo perché la conoscenza di von Salomon mia è parziale, perché essendo tutto in tedesco è difficile anche reperire le fonti. Io Però non c'è nessuno. però non ho incontrato, mentre tra Ben e Junger i rapporti erano stretti e si conoscevano, c'è anche la bellissima, da ricordare, poesia di Ben, gli auguri di compleanno a Junger, che è meravigliosa. Ma io tra Ben e Fozzaro non ho mai incontrato, non ho mai trovato niente. Hai accennato la DDR, c'era Aldo prima che aveva fatto una domanda, se la puoi fare in pubblico, la domanda che gli hai fatto sulla fascinazione che avevano i prussiani per la DDR. Ah, ecco, sì, quello che anche nel libro, il fatto che comunque molti di questi vedono poi nella DDR la realizzazione di uno Stato che Sì, sogniamo.
Allora, un punto in comune. Allora, una cosa c'è da dire un fatto storico, lo dicevamo prima. Tracce del mondo rivoluzionario della prima metà del Novecento, non comunista, rimaste in Germania orientale, sono rimaste intatte. La tomba che avevano, la tomba sontuosa che avevano eretto i nazionalsocialisti ai due omicidi, due assassini di Rathenau, è rimasta intatta finché c'è stata la DDR. Poi la signora Merkel l'ha spazzata via. Allora, tornando a von Salomon, lui sicuramente non era comunista, lo dice anche con ironia in una lettera a Junger, quando gli preannuncia che sarebbe andato a trovare Scheringer, il comunista, in Baviera, e poi da lì sarebbero andati a casa di Junger a trovarlo. E gli scrive, dice, guarda, settimana prossima sono da Scheringer, poi veniamo da te, ci dovrai ospitare. Dice, lo so che Scheringer, dal punto di vista politico come comunista, è una persona di nessun interesse. Dice, però è un grande contadino, un grande padre, aveva avuto 12 figli, e un grande comandante di battaglia, di batterie e d'artiglieria, perché la Seconda Guerra Mondiale l'aveva disciplinatamente combattuta con l'esercito tedesco, nonostante la sua fede comunista, sul fronte russo e sul fronte francese. Però è un dato di fatto che di fronte all'organizzazione del mondo liberale, degli stati nostri, di democrazia liberale, e di quelli di stampo comunista, sovietico, vedeva alcuni elementi con più favore nelle strutture degli stati comunisti. Questo lui lo esprime nella postfazione all'edizione degli anni 50 di Cadetti, dove aggiunge al romanzo una postfazione di 3-4 pagine, dove scrive una parola per chiudere e si rivolge direttamente al generale Eisenhower, proprio con sfrontatezza. Dice, caro Eisenhower, io sono stato cadetto, dice, ma i cadetti non esistono più, non è che ci potrei far credere che i cadetti sono quelli di West Point, è tutt'altra cosa. I cadetti nostri erano cadetti che credevano, avevano la maledetta idea di un maledetto Stato che aveva il dovere come principio fondante, era uno Stato che funzionava maledettamente bene, dice, purtroppo adesso non può più avere diritto di esistere. Dice, però no, forse i cadetti ci sono dei ragazzini che con la pelle imberbe, che hanno dei cappotti di panno ruvido col colletto rosso, gli scarponi più grandi dei loro piedi, e stanno tutti in fila, pronti ad attaccare quella escrescenza dell'Asia che altri chiamano terra di libertà e che chiamano in Europa, e qui l'idea dell'Eurasia riemerge chiaramente, perché credono fermamente fino allo stretto di Bering, credo fermamente a uno Stato che sia ordinato ai principi di ordine e legale. E quindi c'era una visione dello Stato sovietico. Poi, approfondendo e leggendo, quell'ordine e quel legame non lo accettava, perché si basava pur sempre su un'ideologia che lui non accettava e che metteva anche l'economia al centro di tutte le cose. Insomma, è questo. Però quell'organizzazione dello Stato, dove la sovranità è dello Stato e bisogna obbedire allo Stato, loro ci si ritrovavano. Il rifiuto loro era del mondo individualista, del mondo borghese, dove l'individuo viene prima dello Stato. Il cittadino è subordinato allo Stato. Questo. La cosa che volevo dire, che prima da parlare un attimo, era la rimozione completa che è stata fatta in Germania, anche in tutto quello che è legato alla rimozione conservatrice, che ha poco di nazionalsocialista. In pochi aderiscono al nazionalsocialismo, però la Germania del dopoguerra cancella tutto. Quindi quello che è nel dopoguerra, in Germania si è diventati nazionalsocialisti così, a orecchio, no? Tutto quello che poteva far ricordare il nazionalsocialismo è stato rimosso, anche se loro vedevano il nazionalsocialismo come un tradimento dell'idea di Germania, no? E non lo sono mai stato, e molti di loro l'hanno anche pagato. E però erano sicuramente persone in certi aspetti anche più radicali dei nazionalsocialisti, e non amavano la democrazia, e quindi diventa difficile dare loro diritto di cittadinanza in una democrazia fragile come quella tedesca, qual era quella del secondo dopoguerra. Quindi il destino tedesco di von Salomon è questo.
cioè seguire tutta la perdita del primo mondo, sì, e del secondo mondo, arrivare fino alla fine della Germania. Destino, sì, di lutto. So, però va letto, Fonzalo, a prescindere da tutto, per scrivere in maniera strepitosa. Quindi il libro che consiglieresti per chiudere, a parte il tuo, I soldati perduti, qual è? Fondamentale, uno chi, cosa deve leggere? Di vabbè, i proscritti l'hanno letto in tanti, ma io nel questionario ci rimetterei le mani. L'edizione nuova del questionario ti piace? Quella di sette colori? È lo stesso, la traduzione è la stessa di quella dell'altra volta, anche perché quello di Longanesi, trovarlo sulle librerie antiquarie, i siti antiquari, è difficile, e se va da 70-80 euro in su. Quindi io prenderei quello nono. Per questioni di economia, no? Bene, grazie. Come... Sì. Grazie Antonio, vieni di pure. No, niente, una fesseria che non c'entra niente col tema della serata, ma non, meglio che non la dico. Non dirla pure. No, la diciamo a microfono chiuso, perché non c'entra niente. Allora, ti saluto prima. No, io la fesseria. La fesseria. Sì. Allora, prima salutiamo, gli diamo... La testa, questa ci tengo. La tessera onoraria, la tessera del Novecento, speriamo di averla ancora come oratore qui a Ravenna. E pur non essendo un oratore, ci ha appassionato, si vede che proprio questa è una storia che ti appassiona. Il libro è molto bello, sono,